L'Europa sta sacrificando le sue antiche foreste per l'energia. Questo è il titolo di un reportage fotografico pubblicato in questi giorni dalla versione digitale del New York Times, nel quale si spiega come i paesi del vecchio continente stiano puntando sulla legna per riuscire a riscaldarsi nei prossimi mesi. Alcuni, come la Romania, stanno anche abbattendo alberi in aree boschive che fino a poco tempo fa erano protette. A fare legna per l'inverno è comunque tutta Europa. Varie nazioni ne hanno già vietata l'esportazione, come la Bulgaria, paese in cui il prezzo di questo materiale è andato alle stelle da quando il governo si è rifiutato di pagare il gas russo in rubli. Esportazioni vietate anche per l'Ungheria, che proprio ieri ha introdotto nuove restrizioni energetiche per i suoi cittadini, promettendo però a ciascuno di essi 10 metri cubi di legna da ardere ad un prezzo congelato. La crisi però non risparmia nessuno e a fare scorte di questo materiale ci sono anche Germania e Svizzera. In entrambi i paesi sempre più persone stanno sostituendo gli impianti a gas con stufe a legna, trasformando in realtà quella che fino a pochi mesi fa sembrava una semplice provocazione di Vladimir Putin. Nel 2010 il presidente russo aveva chiesto ai tedeschi che tipo di energia volessero utilizzare. Non volete il gas? Non fate ricerca sull'energia nucleare? Volete forse cucinare con la legna da ardere? Aveva detto allora Putin in una dichiarazione che, a distanza di 12 anni, si è rivelata a dir poco profetica. La realtà, infatti, è che la legna è diventata oggi per gli europei quasi un bene rifugio, ennesimo sintomo di come nel vecchio continente le lancette dell'orologio dello sviluppo stiano rapidamente tornando indietro. Ad accorgersene è stato anche Tucker Carlson, presentatore del programma di informazione più visto degli Stati Uniti. L'Anchorman ha lanciato l'allarme su come l'Europa stia sprofondando nella povertà. Tutto sta andando a pezzi molto velocemente, ha dichiarato Carlson, parlando di un ritorno all'era dell'oscurità e chiedendosi inoltre se tutto ciò non sia in qualche modo voluto da chi muove i fili del potere.